Intervenendo all'Assemblea dell'ANCI, hai detto le seguenti parole: il nostro paese vive nel timore di essere indagati. Per i pubblici amministratori un'informazione di garanzia costituisce un elemento di condanna e questo è un dato che va registrato con molta chiarezza e molta franchezza e da cui dobbiamo prendere le mosse. Ovviamente ti riferisci all'abuso di ufficio degli amministratori pubblici. Dico immediatamente che condivido le tue frasi, anche se non dovrei, e immagino che siano largamente condivise da questa platea di amministratori che con la pubblica amministrazione, ahimè, devono avere a che fare, che spesso una pubblica amministrazione che non ha il coraggio di fare le cose per le paure conseguenti. Ma la domanda è questa: come si passa dalle parole ai fatti? Che farà il governo? Il vero problema è che nel nostro paese la pena, come diceva Carnelutti, è il processo. Il reato è diventato quasi un accessorio, un satellite rispetto alla pendenza di un processo. Io ricordo un racconto di Edgar Allan Poe, Il Pozzo e il Pendolo, no? In cui c'era questo pendolo che scendeva sempre sul soggetto e che vedeva sempre questa lama che si avvicinava sempre. Ecco, il processo è un po' così, è qualcosa che tu vedi sopra di te e non sai mai se cadrà o non cadrà. Alla fine magari te la cavi, però la sofferenza di aver patito questo dun pendet rendet, per usare un'espressione tipica dei frutti civilistici, in genere quando i frutti ci sono, poi alla fine rendono. Ecco, questo è un frutto che non rende, è un frutto patologico. La pendenza di un procedimento, soprattutto una fase delle indagini, è una pendenza dolorosa, addirittura pericolosa, perché se noi aggiungiamo che c'è un processo cosiddetto mediatico, cioè quello in cui una semplice informazione di garanzia, che è un atto unilaterale non recettizio, cioè il pubblico ministero può indagarti, tu neanche lo sai, magari un giornalista lo sa prima di te, pubblica la notizia, tu hai la notizia attraverso la stampa, questo diventa nell'immaginario neanche tanto collettivo una sorta di luogo di minore resistenza, cioè tu sei più esposto ad altri perché sei soggetto a questa iniziativa che, guardate, è antitetico, si chiama informazione di garanzia, cioè il nome dice esattamente l'opposto, cioè deve servire a garantirti durante la fase delle indagini, è esattamente il contrario. È un'anticipata sentenza che viola clamorosamente la presunzione di non colpevolezza, che, scusate, è scritta in un certo documento che si chiama Sì, a Costituzione Costituzione. della Repubblica, per cui puoi chiamare colpevole qualcuno solo quando c'è una sentenza definitiva. In questo ambito si inserisce la burocrazia difensiva, perché il sindaco o il pubblico amministratore o il pubblico ufficiale o comunque colui che ha un munus publicum, ha un compito pubblicistico, un ruolo pubblicistico, per il timore di essere indagato, non perché ha commesso qualche cosa, ma perché teme di essere indagato, ha una sorta, non so se qualcuno di voi gioca a tennis, il braccino, cioè quando tu non riesci a spingere la palla perché hai paura di spingerla, ecco, proprio quella, una sorta di paura della firma si dice, ma io la chiamo burocrazia difensiva, come la medicina difensiva, come il medico che ha paura di curare magari per un dolore all'alluce ti fa un attack total body. Ecco, sostanzialmente qui accade il contrario. Il sindaco, il pubblico ufficiale, per timore di essere indagato, firma dei provvedimenti meno coraggiosi e meno rischiosi e quindi meno utili, ma soprattutto a volte non firma proprio, cioè evita proprio di assumere iniziative. Ecco, questo ci costa il 2% di PIL circa all'anno e ovviamente incide negativamente nei rapporti pubblico-privato, crea nel privato delle aspettative a cui il pubblico non riesce a rispondere. È un meccanismo che va rimosso come? Beh, innanzitutto cercando o la abrasione completa del 323, come alcuni sostengono, ma ammesso che questo non fosse possibile realizzarlo, un'idea, e il Ministero sta lavorando alacremente su questo, noi il venerdì incontriamo alle 9:30 una delegazione dei sindaci capeggiata dal Presidente De Caro, che è barese tra l'altro, e che verrà a esporre al Ministro Nordio, ci sarò pure io, e al Ministero le esigenze dei sindaci, qual è il grido di dolore dei sindaci, che cosa si può fare? Lo si può rimodulare, perché il vero problema dell'abuso di ufficio è il cosiddetto abuso di ufficio di vantaggio, cioè tu firmi un provvedimento perché questo provvedimento
avvantaggia qualcuno. Ecco, questo avvantaggia qualcuno è una ovvietà, perché qualsiasi provvedimento fatalmente ha la capacità di dare a qualcuno un di più rispetto a qualcuno che non ce l'ha, questo è assolutamente banale, però ripeto, non è il 93% delle assoluzioni e dei proscioglimenti, questo non preoccupa, il problema è la pendenza del procedimento, certo. Cioè il timore di incorrere, se non si comprende che la sanzione non è quella, diciamo, sostanziale, ma quella procedimentale processuale, cioè è una pena nella sofferenza di stare nel processo, non si comprende la necessità di questa riforma. Noi pensiamo, una delle ipotesi può essere quella di lasciare l'abuso di ufficio cosiddetto ostracistico, cioè quello di danno, sì. Quando io voglio danneggiare qualcuno direttamente, un'ipotesi, diciamo, che ovviamente noi affidiamo alla patologia dell'amministrazione, invece quello di vantaggio, che è quello più insidioso, più aperto, più pericoloso dal punto di vista della contestazione, credo che possa avere buone possibilità di essere eliminato. Dirò, chiudo, che questa è una norma che è stata riformata 4 volte, quindi già una norma che va stretta. Quando c'è un'esigenza di modifica così stretta, quando c'è una rivoluzione culturale nei confronti di una norma, tenete conto che è una norma che può anche dare origine all'applicazione della Severino. Cioè, se tu sei condannato in primo grado, non appena superiore ai 2 anni, puoi essere addirittura sospeso. Quindi capite bene il livello di timore come cresce, perché andare incontro addirittura a un primo grado, una sentenza di condanna, può comportare la sospensione tout court degli uffici. Quindi il Ministero, da questo punto di vista, devo dire con una coralità, tranne qualche procuratore della Repubblica qua e là che ovviamente difende il presidio, ma delle volte ho l'impressione che siamo di fronte come quei giapponesi che difendevano l'isola dopo che la guerra era finita. Cioè qui le guerre devono finire. Io ho un mantra che forse ripeto troppo spesso, ma non è più il momento nella giustizia delle guerre, cara Nunzia. Cioè noi dobbiamo provare a dialogare, provare a mettere insieme la migliore avvocatura, magistratura, la migliore politica, perché questo aiuta chi? Aiuta i cittadini. Cioè la giustizia si rivolge al singolo, non si rivolge ai druidi, ai sacerdoti, si rivolge a chi deve subirla in qualche maniera. Allora io credo che è il momento che sulla giustizia non si combatta più. Tutti i guerrafondai vanno messi da parte, vanno dice prego si accomodi, ma cerchiamo di ragionare tutti insieme, abbiamo le competenze, abbiamo le risorse degli imprenditori e soprattutto, ascoltavo prima chi lo diceva, una sinergia pubblico-privato è diventata indispensabile. Noi abbiamo scritto un provvedimento, che è quello sulla crisi, sulla composizione negoziata della crisi d'impresa, in cui un'impresa in difficoltà oggi può avere un aiuto dal pubblico, per cui una difficoltà diventa un'opportunità e può diventare un vantaggio. Una nuova lettura dell'impresa, che non è più una sorta di sacco da box su cui tu tiri i pugni di tutte le verifiche sulla sicurezza sul lavoro, fiscali, sulla privacy, cioè tutta una serie di luoghi comuni in cui ripetitivamente l'impresa è messa in difficoltà dal semplice controllo sulla sua, diciamo così, capacità di stare sul mercato, ma riprendere l'impresa come un partner del pubblico, un partner dello Stato. Certo, lo dico anche per i sindaci, qui ci vuole uno sforzo, non basta lo Stato che va incontro agli imprenditori e alle imprese, ci vuole uno sforzo delle imprese e dei meccanismi pubblici, pubblico amministrativi, di ripristinare un clima di legalità. Uno sforzo del privato e del pubblico a mantenere un costante livello di legalità e di trasparenza, io penso per esempio ai modelli 231 per le imprese, penso per esempio al risk management per le strutture sanitarie, penso ai sindaci che debbono organizzarsi bene con le deleghe qualitative e quantitative, quindi uno sforzo verso la legalità e lo Stato che va incontro alle imprese e alle pubbliche amministrazioni locali, territoriali, che manifestano questa disponibilità alla legalità. Questa è la nuova grande scommessa che noi dobbiamo giocare nella giustizia. Il tentativo di fare squadra, ma fare squadra tutti con la maglia della legalità. E questo lo speriamo fortemente, come speriamo che questo articolo sia assolutamente quantomeno rivisitato nei termini che dicevi, perché ho la sensazione che altrimenti si rischia di burocraticizzare ancor di più il sistema della pubblica amministrazione, perché è chiaro che diventa un vincolo, no? Un vincolo ulteriore. Ma a proposito di vincoli e di caos, diciamo che il primo provvedimento che è stato posto in essere, uno dei primi, è quello dei rave party, che ha fatto un caos, una confusione mediatica incredibile. In questo momento so che Forza Italia ha presentato moltissimi emendamenti per rimodificarli,
Che succede? Che si succede? Modifica? Finalmente troviamo un po' di serenità? Dico sempre che confusione sarà perché ti amo, no? No. Ci siamo tanto amati. Una risposta che va in automatico, io chiamo tanto la musica. Ma diciamo che un primo provvedimento, un decreto legge, il primo, sostanzialmente non poteva riguardare certo problemi a complicazione articolata. Si sa bene che le urgenze vanno divise a seconda della complessità delle urgenze. Ci sono urgenze a cui si può rispondere molto rapidamente, come in questo caso, altre, come il problema caro bollette e caro energia, che avevano bisogno di una gestazione un pochino più articolata, diciamo quantomeno in un tempo un pochino più lungo. Beh, il rave party era un'esigenza perché voi sapete che in tutta Europa i rave hanno una loro diciamo disciplina, così, disciplina e l'Italia correva il rischio di diventare il luogo in cui in mancanza di disciplina ci fosse una sorta di liberi tutti. E l'ipotesi presa in considerazione dal governo è quella della abusiva occupazione di suoli o di immobili, cioè qualcuno che abusivamente si introduce in una proprietà altrui e organizza questi party che, sia ben chiaro, non sono feste da ballo, ma come mi piace dire, feste da sballo. Cioè sostanzialmente il vero problema non è soltanto la musica, ma è il fatto che tu all'interno di questa festa musicale introduca l'occasione per una sorta di distrazione a mezzo di sostanze stupefacenti che girano come l'acqua minerale durante le partite di calcio. Quindi il punto era proprio questo, individuare una disciplina. La prima formulazione, effettivamente l'opposizione è stata un po' cattiva, però in qualche maniera, diciamo così, va accontentata in certi frangenti. Se vogliamo conciliare dobbiamo partire subito da un buon gesto, da un beau gesto. E introduciamo in questa norma, vi è un emendamento governativo che è stato depositato, il termine per i sub significa che poi tu puoi addirittura chiedere una modifica della proposta governativa, scade venerdì, che mette un po' le cose, diciamo, le sistema in modo che nessuna opposizione si possa dolere. Innanzitutto c'è questo comportamento di aggressione nei confronti dei beni immobili o suoli. Gli organizzatori, questo articolo sarà il 633 bis, non più il 434 bis, scusate se do qualche numero, ma non è secondario per quello che vi dirò. Questo 633 bis punisce gli organizzatori dei rave, cioè coloro che invece partecipano sono in un'altra norma, che quella precedente, punita meno gravemente. Già questo è un passaggio su cui Forza Italia si è battuto tanto, per dire puniamo chi organizza, ma chi partecipa diamogli una sanzione certamente meno rilevante. Chi organizza pone in pericolo serio sia la incolumità pubblica sia la salute pubblica, con violazione della legge sulle sostanze stupefacenti. Quindi ci sono elementi che impediscono di estendere questa norma a chi protesta in piazza, a chi occupa una scuola, occupa una fabbrica. Questo è radicalmente escluso. Altro punto che Forza Italia ha diciamo indicato nei suoi emendamenti. Le intercettazioni, quelle saranno possibili perché essendo andata la norma nel 633 bis, è chiaro che siamo di fronte a un reato più grave per gli organizzatori, quindi le intercettazioni ovviamente diventano uno strumento per andare a isolare quegli elementi che possano consentire la punizione di soggetti che pongono in essere queste condotte. Sostanzialmente è una norma che sale di livello come gravità, perché si rivolge agli organizzatori, con tutto quello che ne viene, però ha un vantaggio: evita la confusione, evita che ci possa essere qualsiasi ipotesi di estensione analogica, diciamo patologica, negativa, ad altre fattispecie che invece con questo non c'entrano nulla. Ecco, mi sembra che il governo ha fatto un buon lavoro raccogliendo quelle che erano state le nostre istanze e che si possa dire che questa norma, c'è un altro passaggio che dimenticavo, la confisca, quindi il sequestro finalizzato, che il vero la obiettivo del ministro Piantedosi era questo, il sequestro e la confisca di tutto quello che serve per i rave. Ecco, io credo che questa è una norma che davvero potrà dissuadere dall'organizzare questi party. Attenzione, l'altro passaggio è che è scomparso il numero, se ti ricordi che si diceva 50, quante persone devono partecipare, sì. L'organizzazione per un numero indeterminato di persone, perché non si punisce tanto il numero quanto l'aver organizzato un rave di questo, un party di questo genere. Quindi se la condotta è quella di organizzare, la indeterminatezza dei partecipanti, voi sapete i rave non partecipano mai 50 persone, quelle vanno alla festa di compleanno, di laurea, ma partecipano migliaia di persone. I rave hanno questa caratteristica di una diffusività numericamente imponente,
E quindi mi sembra che il governo abbia posto in essere una norma veramente capace di dissuadere. Io sono convinto che in Italia rave è molto probabile che non ce ne saranno mai più. Ti faccio un'ultima domanda perché abbiamo tempi stretti, come sempre, che noi abbiamo parecchie attività, diciamo, ad Alice. Il 30 dicembre riforma Cartabia. Sì. Ieri Gratteri ha detto che quella riforma è una vera e propria tragedia, però tendenzialmente il ministro Nordio sembra che voglia mantenere l'impianto e quindi a fine anno entrerà in vigore anche la riforma penale. Così o avremo delle novità? Ma la voce del procuratore Gratteri, Vox clamans in deserto, una voce che da sola si erge contro tutto e tutti. Sempre è stato così. Ma io rispetto la sua originalità. Ma lui consentirà di rispettare una legge scritta in Parlamento, che in qualche maniera forse una legittimazione maggiore rispetto a un eccellente procuratore ce l'ha. E la riforma non si tocca. E ci sono 11, diciamo, proroghe, 11, diciamo, 11, un ritardato vigore di taluni passaggi, ma meramente organizzativi, solo per consentire alle procure, agli uffici giudiziari di organizzarsi perché le riforme possano essere effettive. Un esempio, il furto diventa procedibile a querela, quindi saranno scarcerati tutti quelli perché non si farà, c'era un tempo, 90 giorni, per recuperare le querele di chi volesse ovviamente proporle, non le avesse proposte, ma in questi 90 giorni si potrebbe chiedere la scarcerazione. Bene, abbiamo posto rimedio in quei giorni e sono sospesi i termini di custodia cautelare. Quindi in quei 90 giorni si potrà andare a cercare chi vuole eventualmente proporre querela senza che i termini di custodia cautelare possano scadere. Ho fatto un esempio pragmatico di come questi strumenti servano a rendere operativi i punti, diciamo, importanti della riforma. Ma la riforma non si tocca. Perché? Innanzitutto perché è una riforma che nasce da una procedura parlamentare fatta di approfondimenti, competenze, confronti prima di andare in aula, quindi a una sola. Poi è concordata con l'Europa, con la Commissione Europea, capite bene, il PNRR si fonda sulla velocizzazione dei processi. Abbiamo già un risparmio ad oggi del 18% e dell'11% soltanto con alcuni sul civile, sul penale, 18 il civile, 11 il penale, su alcuni aggiustamenti. È chiaro che se noi andiamo a toccare i punti della riforma, l'Europa ti chiama, ti prende per il lobo e dice scusa, bello, qui non funziona. Dato che entro il 31 dicembre, un termine perentorio, la riforma deve entrare in vigore, su questo io rassicuro tutti quanti, la riforma entra in vigore, ci sarà, ripeto, qualche piccolo ritardo, ma di motivo puramente organizzativo, con buona pace del simpatico procuratore. Presidente, prima di salutarlo io gli devo fare il tweet politico, cioè, ce l'ho qua, non posso non farlo. Il presidente Meloni ha incontrato Calenda, incontro molto positivo, sì. A gennaio sono in maggioranza anche Renzi e Calenda? Ma io posso dire la mia, io di problemi che reputo minimi non mi preoccupo, per carità, io credo che se ci sono provvedimenti su cui l'amico Calenda vorrà votare favorevolmente, noi siamo contenti. Quindi lo accettiamo con un appoggio esterno? No, lo accettiamo, no, noi lo accettiamo come un gruppo parlamentare che è libero di votare ciò che vuole. La maggioranza è molto solida, Nunzia, cioè noi non temiamo infiltrati, diciamo, è giusto che il presidente Meloni incontri tutti, che dia un'idea di disponibilità, ma credo che la coalizione da questo punto di vista è estremamente solida e lo dimostra il gran dibattito che c'è all'interno della coalizione, nel tentativo di raggiungere prima i punti di convergenza. Questo è un modo molto civile di stare procedere. Noi siamo diversi, come sei inutile negare che Forza Italia, come tu conosci, come sai bene, è un partito di moderazione, è un partito legato alla capacità di confronto, di dialogo, al garantismo, all'europeismo, tutto quello che è bello noi, scusate, ce l'abbiamo. Detto questo, è chiaro che ci sono delle posizioni diverse, ma la comune radice ovviamente ci consente di dialogare. Forse per questo abbiamo vinto, perché abbiamo un'offerta diversificata e quindi riusciamo a mettere insieme più anime e probabilmente anche questo fa grande una squadra di calcio, può fare grande una squadra di governo. Istruzione e merito sono due facce della stessa medaglia. Alice è una grande realtà che investe molto in formazione, investe molto in merito, lavora con molte scuole e con molte università per creare quella forza lavoro che è fondamentale in questo settore. Nonostante questo, Paola, loro hanno carenza, cioè c'è una grande richiesta aziendale
ma pochissimi ragazzi, pochissimi giovani sono interessati a lavorare in questo settore. Non sarebbe il caso, nel momento in cui facciamo formazione scolastica, di investire di più in queste professioni, in questi settori, per poi collocare immediatamente questi ragazzi nel mondo del lavoro? Sì, certo, direi che sarebbe necessario innanzitutto un buon orientamento, perché l'orientamento spesso è sottovalutato, ma è il momento in cui si indicano le opzioni di scelta ai ragazzi. Ieri un'indagine diceva che soltanto il 12% delle famiglie conosce la nuova istituzione ITS che è stata approvata nella scorsa legislatura, e questo dà la dimostrazione di come addirittura una nuova scuola così importante non sia stata percepita dalle famiglie. Quindi informazione e orientamento direi che sono i due requisiti fondamentali per poter determinare le scelte consapevoli degli studenti. E se una scelta è maturata in maniera consapevole ed è anche appassionata, poi evidentemente tutto il percorso è facilitato. Quindi è fondamentale che si investa anche in questo per dare risposte alle loro esigenze. In questi giorni, sono due giorni, ci sono stati molti membri di governo, molti tuoi colleghi, ovviamente gran parte della maggioranza, si è discusso anche di transizione ecologica, di caro energia, ma forse molti ignorano che questo caro energia avrà un impatto anche sulle strutture scolastiche. Come pensa il governo di abbattere questo sovraccarico di costi che comunque avremo, ahimè, per tutti i disastri che viviamo anche a causa della guerra che ovviamente è protagonista di questi nostri dibattiti? Sì, il governo pensa di intervenire anche in maniera organica, in quanto nelle scuole di competenza comunali, come le primarie, sono i comuni che devono farsi carico delle spese dell'energia, e le province, o ciò che rimane delle province, in questi giorni c'è anche un po', io da ex assessore provinciale non l'avrei mai abolito, chiudo la parentesi, e quindi invece le scuole superiori, le spese sono addebitate alle province. Quindi il governo cercherà di indurre il MEF a effettuare un tavolo per poter aiutare, supportare i comuni che a loro volta sono quelli che devono sobbarcarsi le spese dell'energia per le scuole, a seconda delle competenze. Dimensionamento scolastico. Questa mattina ci siamo svegliati con dei dati inquietanti che ci hanno anche molto preoccupato, ovviamente. Siete al governo da un mese, pare che è tutta colpa vostra. Anche il dimensionamento scolastico è colpa della Meloni? Assolutamente no. Noi ci siamo trovati questa norma che appartiene a tutta la regolamentazione PNRR e che viene dall'Europa, e quindi c'era già. Naturalmente adesso è emersa questa problematica. Qui bisogna saper contemperare il calo demografico, che è indubbio, che è un fenomeno che esiste, con la necessità di salvaguardare quei piccoli comuni che spesso sono l'unico momento nel quale i ragazzi possono avere appunto la loro lezione, e soprattutto la salvaguardia del diritto allo studio. Ecco, che non scompaiano le scuole nei piccoli comuni, perché poi lì si arriverebbe a una desertificazione del territorio. Ed è per quello che la conferenza Stato e Regione è attore in questo processo di dimensionamento, per fortuna, perché garantisce comunque un'articolazione ponderata, conoscendo bene il proprio territorio. Quindi noi avremo una conferenza Stato-Regione che interloquisce col Ministero, un rappresentante del MEF, ahimè, che cercherà ovviamente di ridurre e di effettuare questo dimensionamento, però è un processo che sta iniziando adesso. E quindi tutto questo allarmismo su una norma che comunque già esisteva lo trovo un po' anomalo. Voglio fare finta che sono dell'opposizione, no? Mi metto dall'altra parte. Qualcuno direbbe, fate la guerra all'immigrazione, con l'immigrazione forse noi avremmo una diminuzione di quel calo demografico che poi incide anche sul dimensionamento delle scuole. Poi stamattina, leggendo
un'importante intervista di esperti di settore, dicevano che queste statistiche fatte che ci hanno allarmato in realtà già tengono conto di tutti gli immigrati che abbiamo in Italia e che si sono già anche adeguati a fare pochi figli esattamente come noi. Quindi non è quella la soluzione, o come si diceva oggi sui giornali, o può essere un'opportunità? No, secondo me quello che dicevano i giornali è giusto, cioè c'è stato un adeguamento anche di queste ondate migratorie degli ultimi anni, e quindi è calata la natalità anche degli immigrati, cioè nelle seconde generazioni, quelli che sono già in Italia. E poi è talmente alto il tasso di calo demografico interno che, nonostante tutto, abbassa comunque, nonostante l'arrivo degli immigrati, l'assetto demografico nazionale. Siamo molto contenti di averti qui, perché devi sapere che il presidente Grimaldi e anche Eugenio, che è il fratello di Guido Grimaldi, si occupano anche molto di disabilità e sport. In tutti gli eventi che vengono fatti, anche a Verona, dove c'è un importante momento, c'è stato l'anno scorso, ci sarà quest'anno, se non erro, si ha sempre molto attenzione allo sport e alla disabilità, sapendo che sono degli strumenti che comunque aiutano i giovani a distrarsi dalla psicosi dei social post pandemia. È una delega che leggiamo sui giornali che ti riguarderà, a quanto pare. Sì, io avrò le deleghe sia alla disabilità sia allo sport, e questo mi fa molto piacere, perché già sulla disabilità avevamo lavorato anche nella scorsa legislatura, soprattutto per cercare di dare e di colmare quei vuoti di insegnanti di sostegno che sono fondamentali, e anche gli assistenti alla comunicazione, che sono quelli che fanno magari un lavoro più nascosto, ma che consentono poi all'insegnante di sostegno di poter avere il ragazzo con disabilità in aula. Quindi bisogna scongiurare l'assenza di questi insegnanti di sostegno, e lo sport può essere un anello di congiunzione, perché lo sport aiuta gli alunni con disabilità, aiuta anche gli alunni normodotati, perché in un momento in cui abbiamo questa dipendenza dai social che sta per diventare patologica, è l'unico momento in cui i ragazzi, i bambini non sono stimolati da strumentazioni informatiche, è proprio quello in cui praticano lo sport. Quindi sarà mia cura cercare di potenziare anche le palestre, di effettuare col mondo esterno di volontariato sportivo e di associazionismo una possibilità di usufruire le palestre, cosa che spesso per mancanza di personale non si riusciva a fare, in modo da unire sempre di più lo sport alla scuola e di far sì che le persone con disabilità trovino le loro opportunità anche nello sport. La parola merito è una parola molto abusata nel nostro paese, che piace a tanti a quanto pare, e infatti il presidente Meloni ha deciso di tenerla come protagonista del tuo ministero. Questo ovviamente, come sempre, ha determinato tantissime polemiche, soprattutto nell'opposizione. Invece poi, con un sondaggio, è risultato che questa scelta lessicale piace in realtà a 8 italiani su 10. Ma al di là della parola, e quindi dei sinonimi che noi utilizziamo, secondo te questo sinonimo significherà un'impostazione diversa sul tema dell'istruzione, e come? Secondo me la parola merito, di cui non bisogna avere paura, è una garanzia per chi ha capacità e non ha però le possibilità economiche per andare avanti. Quindi è proprio tutto il contrario di quello che di primo acchito infastidisce chi non ha compreso la parola merito. Merito significa alzare l'asticella della conoscenza, in modo che chi ha solo quel percorso per potersi affermare lo faccia con dei criteri selettivi che lo tutelino. Cioè, se un ragazzo che non ha alle spalle una famiglia facoltosa, ma è molto bravo, si applica, si impegna e dà risultati nello studio, se l'asticella sarà alta potrà competere, se no chi va a fare l'università
in Inghilterra, in Australia, chi può permettersi lezioni private costose avrà su di lui un vantaggio. Io penso che la scuola debba essere ancora un ascensore sociale, che tutti debbano partire dallo stesso punto e poi solo il merito fa la differenza, senza creare le angosce di concorrenza. Oggi leggevo un articolo dove si diceva ma poi la concorrenza, ma la scuola è così, ci sono i voti, ci sono le valutazioni, chi è più bravo, ma questo non vuol dire che chi è meno bravo deve essere emarginato o umiliato, o, non è così, insomma, se, bisogna saper vivere con serenità questa competizione scolastica, ma è evidente che, come dice il sociologo Ricolfi, che ha scritto un libro, Il danno scolastico, che io consiglio a tutti, e lui, pur essendo un sociologo di sinistra, dice la scuola progressista ha abbassato così tanto l'asticella della conoscenza che alla fine a rimetterci sono proprio i ragazzi più bisognosi, perché non trovano più neanche lì la possibilità di riscossa. Ti faccio una domanda finale che è un po' politica, l'ha fatta a tutti, non posso esimermi da farla a lei, con l'affetto che ovviamente ci lega da tanti anni. Tu hai molta esperienza politica, perché hai un'esperienza politica locale, un'esperienza politica parlamentare, come hai detto prima hai fatto anche il consigliere provinciale, prima presentandola vi ho detto ha mangiato pane e politica, perché veramente Paola ha sempre fatto politica con grande, grandissima serietà. I vostri alleati sono così, ogni giorno ne inventano una, no? Si sa. Come la vedi la tenuta di questo governo? Cioè la coalizione terrà e il caffè molto positivo di ieri con Calenda è un caffè che vedremo in allargamento di coalizione o è un'interlocuzione esterna? Ma secondo me il caffè con Calenda ben venga, perché è giusto che ci siano queste interlocuzioni, soprattutto tra persone intelligenti, però penso che rimarrà un caffè preso all'esterno. E per quanto riguarda gli alleati, io penso che il governo tenga, perché gli italiani guardano, hanno scelto questo governo e punirebbero fortemente chi facesse degli scherzi di qualsiasi tipo. Quindi penso che una persona con un minimo di esperienza politica possa capire quello che gli italiani hanno inteso dando a Giorgia Meloni tutta questa fiducia, nel senso che in una coalizione è evidente ci devono essere differenziazioni, non siamo un monolite, però cercare di fare scherzi potrebbe suscitare negli elettori un fastidio tale che poi sarebbe anche letale per la forza politica che si mette in mente di tracciare questo percorso. Con l'augurio che sia finita la fase delle underdog di destra, io ti auguro buon lavoro e ti ringrazio per essere qui e ti invito sin da ora a nome del Presidente Grimaldi a Verona, dove noi su Sport e Salute facciamo cose molto importanti, quindi ci farebbe piacere averti anche in quell'occasione. Volentieri, volentieri. Grazie, grazie Paolo. Grazie a voi.